principe Harry non ama gli impegni reali soffocati e odia persino indossare una cravatta. Secondo una biografia del duca e della duchessa di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle hanno confermato che parteciperanno alle celebrazioni del Queen's Platinum Jubilee insieme ai loro figli. La visita programmata di giugno nel Regno Unito, che arriva dopo che il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto una visita segreta alla regina il mese scorso prima di recarsi all'Aia, nei Paesi Bassi per gli Invictus Games, segnerà la prima volta che il monarca 96enne ha conosciuto la figlia della coppia, Lilibet Diana, 11 mesi. Harry spera che i rapporti tra sua moglie e la famiglia reale possano essere ricuciti dopo alcuni anni di tensione. Il duca potrebbe essere preoccupato per la visita, anche perché non gli piacciono gli impegni reali soffocanti. Questa affermazione è stata fatta nella biografia del duca e della duchessa del Sussex, Finding Freedom. Gli autori Caroline Durand e Omid Scobie notano nel libro del 2020, non uno per sfarzo e circostanze, il principe Harry non ha mai apprezzato certi impegni soffocanti, come i banchetti di stato a Buckingham Palace, o l'abbigliamento eccessivamente formale che a volte richiedevano. Fino ad oggi, ad Harry non piace indossare una cravatta. Harry inoltre non gode dell'attenzione dei media che deriva da tali eventi, hanno affermato gli autori. Secondo il libro, una volta Harry disse a un amico, sono stanco delle persone che coprono i fidanzamenti e poi vanno a scrivere sciocchezze su ciò che qualcuno indossa. Tutte queste lamentele hanno coinciso con l'antipatia generale di Harry per la fanfara che accompagna la nascita di un re. Prima di ritirarsi dai suoi ruoli reali all'inizio di quest'anno, Harry ha strutturato la sua vita per cercare di evitare questo sfarzo e circostanza, specialmente quando si trattava della sua scelta di amici. Il libro afferma, Harry è cresciuto fino a diventare un giovane molto a suo agio con gli amici intimi e le persone non eccessivamente impressionate dalla sua regalità. Secondo The Sun, il duca e la duchessa, Lilibet e il figlio della coppia, Archie di 3 anni, rimarranno nella loro vecchia casa, Frogmore Cottage, durante il loro soggiorno nel Regno Unito.